Ragazzi, eccoci qua, sono incazzatissimo perché perdere con l'Inter rode sempre il culo. Io contro l'Inter non ci posso perdere, non ci posso fare niente, anche quando so benissimo che è più forte. Ho appena finito di vedere la partita e sapevamo di poter perdere perché comunque l'Inter ha una rosa più forte della nostra. Anche perché eravamo arrivati qua al Meazza praticamente già rimaneggiati, senza Szczęsny che non aveva Green Pass, senza Cuadrado che era diffidato, senza De Ligt che si era fatto espellere, senza praticamente Chiesa che si era infortunato, la nostra classica Iella che ogni volta perdiamo un pezzo da 90 quando dobbiamo fare una finale, ogni volta dobbiamo disputare. Quindi già eravamo arrivati qua con molte defezioni, con molti difetti, con molte lacune. E tra l'altro, se ci mette anche la Lega che ci fa giocare, ci ha fatto giocare la partita al Meazza, quindi è come se abbiamo giocato fuori casa. Quindi si sapeva che comunque la strada era in salita per poter vincere questa Supercoppa 2022 per noi della Juventus. Però stasera la Juventus, nonostante le assenze, nonostante il campo avverso, che giocavamo là al Meazza di Milano, nonostante tutto questo, devo dire che ha retto bene il campo. Ha retto bene il campo e quindi ha costretto l'Inter a vincere la Supercoppa solamente all'ultimo minuto del tempo supplementare, del secondo tempo supplementare. Stavamo andando ai rigori, quindi stasera, anche se l'Inter ha vinto perché alla fine la rosa ce l'aveva più forte, alla fine ha prevalso un giocatore della panchina, Sanchez ha fatto la differenza. Ma comunque alla fine la Juventus stasera ha tenuto bene il campo, si è difesa bene, ha lottato, e questo è che conta. Conta che ha lottato, che non si è fatta spaccare la faccia in partita, perché per come erano i presupposti dovevamo perdere 3-0, 2-0, 4-1 e tipo 1-0 in partita. Invece l'Inter, che aveva tutti i titolari, a mio modo di vedere, ha dimostrato stasera di non essere una squadra fortissima. Quindi è inutile che si montano la testa. Non era una squadra fortissima, perché se fosse stata un'altra squadra forte, come l'avevamo noi, con Pogba, Tevez, Vidal, tutta questa gente qua, Pirlo e tanti altri, l'avremmo battuti stasera in partita. E invece loro hanno sofferto come dei cani per batterci solamente, ci hanno battuto al 120esimo, grazie a una cappellata di Perin Rugani, grazie a una cappellata, altrimenti non avrebbero vinto e l'avremmo portata nei rigori e là poi ce la saremmo andata a giocare. Comunque, più di questo, ragazzi, non potevamo fare. Complimenti alla Juventus stasera che ci ha messo l'impegno e che mi ha fatto comunque sperare, che non ha reso la partita scontata, perché se l'avesse resa scontata comunque sarebbe stato ancora più brutto perdere in partita con questi prescritti 3-0, 2-0. Sarebbe stato ancora più brutto, invece gli abbiamo dimostrato che anche quando siamo decimati ce la possiamo giocare e li possiamo fare soffrire, perché una finale è sempre una partita che, come avevo scritto io oggi sulla mia pagina Facebook Carlos DNA Juventus, una finale deve essere sempre disputata con grinta, con il cuore, quindi con impegno. Quindi una finale è sempre da tripla 1x2. Rode il culo, ragazzi, perdere con l'Inter, ma purtroppo loro hanno una rosa più forte e noi dobbiamo mettere le mani al portafoglio. È inutile che siamo qui a lamentarci, perché devono mettere i nostri dirigenti le mani al portafoglio, perché ora abbiamo perso la Supercoppa, Coppa dei Campioni la vedo nera, perché comunque anche se dovessi passare con Villarreal, ma con questa squadra non puoi andare oltre. Abbiamo perso un pezzo 90 che è Chiesa, l'abbiamo perso per tutta la stagione. Mercato ancora, questi non stanno comprando nessuno. Ragazzi, c'è ancora da ottenere un quarto posto. Un quarto posto, dobbiamo ottenere un quarto posto. E poi a suo punto tentare l'assalto alla Coppa Italia. Sì, purtroppo tentare l'assalto alla Coppa Italia, che potrebbe essere l'unico trofeo disponibile per noi quest'anno. A questo punto anima e corpo alla Coppa Italia, che ci potrebbe portare poi a disputare l'anno prossimo di nuovo. Qualora dovessimo vincerla, potremmo disputare di nuovo la Supercoppa Italiana, di nuovo, e rigiocarcela di nuovo l'anno prossimo. E ancora ci resta solamente questa, la Coppa Italia e la qualificazione al quarto posto. Ma che dire?
Compratelo a qualcuno a gennaio, compratelo perché questa è la fine che facciamo. E sinceramente non è giusto vedere la Juventus in questo modo. Comunque stasera io non vi critico, vi faccio i complimenti perché vi siete impegnati, avevate la squadra decimata e ci avete provato. L'importante è questo, non vi siete fatti spaccare la faccia e ci avete provato. Ciao a tutti e sempre Forza Juve.